tempo di estrazione, temperatura dell'acqua, pressione dell'acqua in fase di estrazione rappresentano tutti dei parametri fondamentali per trasformare il caffè da prodotto solido in soluzione liquida. In questo caso è giusto partire dal tempo di estrazione, quindi dalle tempistiche da adoperare per portare fuori tutto quanto di buono possibile dal caffè. Il che vuol dire che una volta capite le tempistiche con cui si vorranno estrarre i composti solubili dal nostro cake, potremmo anche capire a che temperature e a che pressioni lavorare sul contenuto all'interno del portafiltro. È chiaro che se allungheremo i secondi di estrazione, varieremo anche l'aromentazzina. Questo perché aggiungeremo un maggior quantitativo di sostanze amare che renderà molto probabilmente sgradevole la nostra tazza. Ma è anche vero che se il tempo di estrazione sarà troppo corto, avremo una bevanda troppo concentrata e anche in questo caso molto probabilmente priva di molti composti che avrebbero potuto essere estratti e quindi apportare più sostanza e di conseguenza un equilibrio superiore in tazza. Capire quale possa essere il giusto tempo per processare il caffè risulta di per sé complicato, ma credo sia facile fare una comparazione con il complesso quanto affascinante mondo della torrefazione. E se pensiamo ad una tostatura lunga senza un ponderato controllo su temperature e altre variabili in gioco, si avrà un prodotto che tenderà all'amaro e sarà piatto. Quindi va bene adoperare un'estrazione che possa superare quelli che sono i parametri tradizionali di estrazione, purché si apportino dei cambiamenti alla brew ratio e alle temperature di estrazione.